Ciao a tutti amici di Telebabu Web TV e di YouTube. Eccoci qua ai nuovi filmati video. Prima di tutto, che dire, per la serie Il Grande Ciclismo, per voi amici di Telebabu, appassionati di sport e di ciclismo, il Giro delle Fiandre, cioè il finale del Giro delle Fiandre. Spero vi piacesse il vostro gradimento, commentate ai prossimi video e alle prossime corse. Un salutone, seguiteci sempre su Telebabu Web TV. Ciao, ai prossimi video. Ciao, un salutone, a presto. Ciao. E che il ciclismo sia con voi. Ciao. Di nuovo le posizioni in testa alla gruppo, dove ora ci sono gli uomini della Giant Shimano e sta arrivando anche per la Sky Geraint Thomas. Potrebbe essere uno degli uomini da inserire nel lotto dei cosiddetti outsider, l'inglese e il britannico della Team Sky, mentre Trentin, Quinziato e Hazel adesso hanno soltanto un centinaio di metri di vantaggio nei confronti del gruppo. Quest'anno per essere ripresi tre contrattaccanti. Questa accelerazione ha fatto sì che diminuisse notevolmente il vantaggio di Matteo Trentin, di Manuel Quinziato e di Hazel, che la regia aveva un po' ignorato, quando invece era un momento importante e fondamentale. Quindi probabilmente verranno ripresi durante il passaggio sul Ode Quarenot, mentre c'è uno scatto in testa al gruppo, corridori di secondo piano, Top Sport Vlaanderen in questa occasione, che naturalmente vogliono vivere l'emozione di transitare in un punto strategico, storico di questa bellissima corsa, per poterlo un giorno naturalmente potersi vantare di ciò. Ci stiamo avvicinando dunque al vecchio Quaremon con una situazione abbastanza delineata adesso, a questo punto della gara, dunque con sei uomini davanti, poi tre contrattaccanti e poi il gruppo che ha un ritardo di 1 minuto e 5 secondi dalla testa della corsa. Buon ecco, Top Sport Vlaanderen e Schillinger, Andreas, no, Kenneth Van Bilsen. Mettiamo 236 Francesco Kelly Van Dinsen, esatto, che si sta riportando su Manuel Quinziato, l'altro tesino della BMC, Matteo Trentin, il trentino della Omega Pharma Quick Step, sullo austriaco Hazel, mentre davanti sempre dare gli impegni quando la strada sale, che fa l'andatura con alla sua ruota c'è Brooks, che è il neoprofessionista Bernarda Hazel, e a Manuel Quinziato, che comunque riesce a rimanere sulla ruota del il gruppo nazionale, mentre davanti maglie della Canon della fare l'andatura. Mira il nostro reale lì in mezzo al gruppo con le maglie verdi della 10-15, massimo posizioni del gruppo, è lì che è piazzato Luca Paolini con Tom Bono. Eccolo anche Daniele Bennati con nelle Daniele buone, ecco anche Lars, grande l'ha detto, grande Pancani, questo è lo spettacolo, il grande Silvio Martinello. Di l'altra volta ha sbagliato anche la Sanremo, ha sbagliato anche a dire una parola, anche perché qua sono stati allestiti tutti i tendoni che ospitano i VIP del Giro delle Fiandre con biglietti, perché qua eccolo Daniele in azione, guardalo lì, guarda lì, arrivano a 980 euro. Prova adesso da solo Matteo Trentin, non tengo nel suo passo, oh, che è successo? Né Manuel è quinziato. Tutto telecamera solo, adesso. Da solo Trentin all'inseguimento dei quattro uomini che sono rimasti alla corsa. Grande Trentin. Mi è sembrato di vedere in testa al gruppo un'accelerazione anche di... Bozzato. Ma rimba come si dà da fare Daniele. Con Chavanel, guarda come si dà da fare Daniele lì. Jens Keukeler, che dovrebbe avere se una cosa che ci tiene, ci tiene. Mentre qui una foratura, mi sembra proprio Manuel Quinziato. Ecco, forse perché aveva mollato la ruota di Matteo Trentin, l'alto tesino. Sagan è in seconda posizione. La ruota di Bodnar. Bennati bene. Ecco anche Pippo Pozzato.
puzzato, che ha cambiato la ruota Francesco. Grazie, adesso Marco Bandiera. Invito prestigioso quello ricevuto da Androne Venezuela per questa ronde Van Vlaanderen. Non è finita, attenzione, il Quaremont ha fatto la differenza proprio in questo tratto di falso piano prima di affrontare gli ultimi 300 metri in salita. Peter Sagan si mantiene intorno alla sesta, settima posizione, mentre escono e sono all'uscita dalla Quaremont adesso i tre uomini che sono rimasti al comando con Finney, bianca con le strisce verdi. Taylor Finney, grande Taylor, che raggiunge Trentin. Per Taylor Finney con la maglia rossa della Lotto Benisol invece Steve Briggs, che è questo giovane bello. Jens Keukeler, Orica Greenage, che è uscito dal gruppo, ha raggiunto Matteo Trentin. Per quanto possibile si va a cercare il tratto non in pavé, rischiando anche magari qualcosa in termini di foratura, perché chiaramente altrimenti. Guarda John Degenkolb. Questa è la testa della corsa. No, non è John Degenkolb, attenzione, però è Boissonhagen, sì. Attenzione a questa azione adesso, si va verso il Taienberg. Taienberg che sarà il prossimo muro, il quattordicesimo, e questo può essere considerato anche il muro di Tom Boonen, perché qua nel 2012 e nel 2013 scattò proprio Boonen sia alla Het Nieuwsblad che alla Campagna di Harald Becker. Vandenberg è inserito un po' in tutte le cose, perché c'è anche nel Valle Van Vlaanderen, è proprio lì che di solito prova un po' la gamba Tom Boonen. Greg Van Avermaet con Sepp Van Marck. E c'è chiaramente anche un uomo della Omega Pharma Quick Step in un ruolo di controllo, perché loro ora in questa fase chiaramente non possono terminare l'iniziativa, no? Considerando anche la superiorità numerica, si dovevano restare per quanto possibile. Che paesaggi che ci sono, anche perché davanti Vandenberg, a vedere il giro delle Fiandre. Un saluto a tutti gli amici di Telebabbo, ciao. Seguire il giro delle Fiandre, ma certamente Vandenberg è un uomo di aiuto. Buona domenica a tutti, amici. Buona domenica di sport. Esatto, ciao. Al prossimo video. Questi tanto sono i contrattaccanti, vado con Greg Van Avermaet, mentre Edwall Boissonhagen che ha approcciato in testa questo Taienberg a muro di 530 metri con una pendenza media del 6,6%, punta massima. E ora a seguire l'arrivo, il finale, gran finale della, interamente sul del giro delle Fiandre. Ciao, ciao. Dietro anche Matteo Trentin, che però non riesce a tenere il ritmo di Greg Van Avermaet, mentre Edwall Boissonhagen è lanciato ormai allo scollinamento. Vandenberg si stacca, controlla dietro cosa accade alle sue spalle. 26 secondi in questo momento. Quando davanti mancano 8 km alla conclusione. E davanti hanno seguendo il Fiandre. Giusto, tre belgi e uno svizzero. L'arrivo del Fiandre, seguendo l'arrivo del Fiandre. Guardate chi c'è a fare compagnia. La Flora, che è lì sul divano. Greg Van Avermaet, BMC. E il campione, il treno di Berna, colui che ha conquistato il Fiandre nel 2013, Fabian Cancellara. L'anno scorso, tornando indietro con la mente di Bellina, più o meno Silvio, e rientriamo nel giorno di Roulet. Bellina. Cancellara, Sepp Van Marck. A fare compagnia. In considerazione le varie ipotesi, allora 40 secondi è il ritardo del G3, del terzo gruppo, che non è questo, non dovrebbe essere questo. Questo dovrebbe essere il G4, quello con il Tombone. Questo è seguendo la corsa G4. Allora,
Comunque, e concentriamoci su quello che i più immediati inseguitori sono quei due che abbiamo appena visto. L'intesa dell'arrivo. Un saluto. A tra pochissimo. Ciao. Da recuperare sui quattro uomini al comando quando mancano 7 km alla fine. L'anno scorso, velodromo di Roubaix, Cancellara e Van Marken. Chissà che non si ripeta Cancellara. Ma ho il presentimento che si ripeta con la vittoria di Cancellara questo Fiandre. Un saluto al prossimo video, tra poco per seguire l'arrivo. Che credo abbia spaventato un po' Fabio Cancellara sul Paterberg. Ora si studiano l'ultimo chilometro della vincente corsa Giro delle Fiandre con Cancellara che attacca. Un Cancellara che fa un'azione strepitosa. Il risultato è che insieme a loro c'è anche una delle tante, forse troppe punte della Omega Pharma. Che ne dite voi, amici appassionati di ciclismo? Commentate. La vittoria nel Giro delle Fiandre edizione numero 98 con la consapevolezza che ancora una volta Fabian Cancellara c'è, al di là di quello che potrà essere il risultato finale, ma Fabian Cancellara meglio di tutti gli altri favoriti del giovane Peter Sagan, dell'esperto Tom Boonen, l'ha saputa gestire, interpretare, correre e vivere questa corsa meravigliosa che è il Giro delle Fiandre. Attenzione perché dietro qualcosina avevano recuperato Christophe e Terpstra, ma ormai siamo ai 300 metri finale. La posizione più brutta è quella di Van Avermaet, la prima c'è, poi Sepp Van Marken con Vandenberg e Fabian Cancellara che è tenuto costantemente d'occhio da Van Marken, ma parte adesso Cancellara, è lui il primo a rompere gli indugi, parte Fabian Cancellara, prova a rispondere Greg e Van Avermaet con Fabian Cancellara che è davanti a tutti, Fabian Cancellara, Cancellara nella storia, nella storia. Cancellara! La terza vittoria per lo svizzero, per Fabian Cancellara che ha disputato ancora una volta una corsa eccezionale e allo sprint se li è messi tutti dietro. Ecco che arriva adesso anche Nicky Terpstra, Cancellara davanti a Greg Van Avermaet, dunque poi l'arrivo adesso di Tom Boonen che va a sprintare per battere Geraint Thomas, l'arrivo adesso di Tom Boonen non sembrava alla top della forma Tom Boonen e la conferma purtroppo per lui, è arrivata oggi, poi arriva Leukemans con Langeveld, l'abbraccio di Fabian Cancellara che è stato guidato, dobbiamo dire, anche con grande accortezza dalla sua ammiraglia Silvio, non ha mai, ma proprio mai, perso il filo di questa corsa. È stato eccezionale, è stato straordinario, ha rimesso ancora una volta tutti al loro posto, non è riuscito a fare, che azione Cancellara, che non è riuscito a fare nel 2013. Vabbè, peccato per i nostri italiani, le maggiori energie che gli sono rimasti contro due avversari, Greg Van Avermaet e Sepp Van Marken, che comunque gli hanno reso la vita dura. Onore, chapeau a Fabian Cancellara che raggiunge nella storia i grandi, solo i grandi che sono riusciti a vincere per tre volte il Giro delle Fiandre. Vediamo dall'elicottero lo sprint, è stato proprio Fabian Cancellara con tranquillità ai 250 metri, anche qualcosa meno, parte adesso Fabian Cancellara, aspetta l'ultima pedalata di Sepp Van Marken e poi parte Cancellara a centrostrada con grande autorità e con grande autorevolezza. Dobbiamo dire che Greg Van Avermaet non è neanche quasi mai riuscito, vai, eccolo, vai Alessandro. Ragazzi, guarda, oggi è stata un'impresa qui perché hanno picchiato tutti. Mi senti? Arrivi a strappi, Alessandra. Niente, allora dobbiamo riprendere noi in attesa chiaramente che venga ripristinato il collegamento. Che vittoria Cancellara. Rivedere adesso l'arrivo di Cancellara su Van Avermaet e su Sepp Van Marken. Dopo le vittorie nel 2010, nel 2013 è arrivata la doppietta e questa per la prima volta. Mi sentite così? Vai Alessandro, adesso ti sentiamo. Ecco, siamo con Filippo Pozzato. Ma è stata dura, al finale sul Paterberg pensavo di riuscire a rientrare e tenere i primi, invece ho avuto i crampi, ho cercato di tenere duro e siamo riusciti a rientrare sul gruppo di sale qui ai 3 km.
Mi spiace perché mi sembra una sensazione strana. Mi sento bene, ma non c'ho forza quando sono, quando fanno il cambio di ritmo i primi 10. Quindi mi spiace. Vediamo di recuperare bene, proviamo a fare qualcosa di buono domenica. È stato un Fiandre strano, Filippo. Tante cadute così non si ricordavano le edizioni degli ultimi 15 anni. Poi c'è stato l'incidente di Van Summer, lo ricordiamo, Francesco, per dovere di cronaca, cioè una spettatrice che è in coma in questo momento. Ah, io l'ho vista, parlavo con i miei colleghi, ho detto la centrata piena a 50-60 all'ora, sicuro bene non sta. Mi spiace perché comunque quando si corre qua è sempre pericoloso, però alla fine le cadute ci sono perché c'è gente che non sa andare in bici in gruppo, questo è il grosso problema. Io da un po' di anni che lo dico e continuano a cadere sempre di più, sembra che a nessuno interessa di farsi male. Grazie, Filippo Pozzato. Grazie Alessandro, Stefano e a Filippo Pozzato. Qua rivediamo intanto la gioia di Fabian Cancellara. Stiamo dicendo, nelle settimane precedenti tante cadute, mi sono rimasto subito coinvolto in una delle prime, poi ancora una volta successivamente è stato tutto il giorno a rincorrere i primi. Però avevo visto perché stava abbastanza bene, quindi ho provato a fare quell'azione. Nemmeno un italiano tra i primi 10. I primi e non so come sia andata. Ho vinto Cancellara. Sì, quello lo presumevo, però... C'è stato accordo poi dei quattro, insomma, si sono resi conto probabilmente informati anche dell'ammiraglia che arrivava a Cristo, per non avere lo stesso sorpresa della Milano-Sanremo si sono...